Allora, vediamo in questo video una cosa interessante. Gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, non facendolo. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che ti puoi abbonare al canale, insomma, puoi seguirmi, puoi fare donazioni, eccetera. Allora, gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, non facendolo. Allora, cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire una cosa importante. Molte donne pensano che dandola, come se non ci fosse un domani, in alcuni casi, diciamo così, fanno innamorare gli uomini. Ebbene, la buona notizia, la cattiva notizia è che non è così. Gli uomini si innamorano attraverso il desiderio. Le donne, per le donne è un po' diversa la cosa, perché le donne tendono a innamorarsi facendo l'amore. Questo per diversi motivi. E quindi la donna dov'è che sbaglia? Crede che l'uomo funzioni come funziona lei. Quando fa l'amore si innamora o comunque si coinvolge un po' di più. Ma per diversi motivi, per cui perché a livello genetico nella donna è iscritto il fatto che trombando può rimanere incinta, gravida e quindi le vostre progenitrici primitive, quando restavano gravide, non lo sapevano a livello logico che era il rapporto sessuale, perché a livello logico mica lo sanno, lo sapevano le primitive, perché tra quando c'era il rapporto e quando c'era i primi segnali passavano magari qualche mese, per cui non c'è una situazione causa-effetto, però l'istinto lo sa, anche l'istinto di un gatto sa che accoppiandosi non lo sa a livello razionale. E quindi questo istinto cosa la porta? Beh, la porta ad accoppiarsi, diciamo, che quando si accoppia per lei è una cosa importante, proprio per il fatto che può essere rimanere incinta e quindi attraversare tutto un periodo, come dire, complesso in cui ha bisogno di un supporto. Pensate sempre, ritorniamo alle vostre progenitrici primitive, ossia nel 2022, ma la filogenesi dell'essere umano risale agli albori dei tempi. Per cui, come dire, ha bisogno di uno che si prenda cura, che le porta il cibo. Come dire, una donna incinta col pancione ha difficoltà a procurarsi cibo, a fare tutto, no? Quindi non è che può darla alla canaglia che sparisce, o per meglio dire, può darla alla canaglia, ma deve avere uno di riferimento, diciamo, come dire, che il cavaliere servente, tra virgolette, no, comunque qualcuno che si prenda cura di lei. Quindi una donna, se la fa, tende a innamorarsi. E poi anche proprio a livello ormonale, con la sessualità, nella donna si produce ossitocina, nell'uomo no. Nell'uomo si produce più ossitocina attraverso le coccole, attraverso il massaggio, quindi eventualmente fai massaggi senza darla. Questa può essere una strategia. E poi nell'uomo l'innamoramento si produce con la tensione emozionale. L'uomo, tra virgolette, lo dicevano anche le nostre nonne, è cacciatore. E quindi non è che le prede se le trovava lì disponibili quando l'uomo primitivo usciva dalla caverna e trovava lì, che ne so, l'orso che diceva: ah, sì, ammazzami, sono qua, colpiscimi, ho il cervo, eccetera. No, doveva inseguirlo, cacciarlo, rischiava. E insomma, doveva investire molte risorse, anche pericolo, rischiava anche la vita quando andava a cacciare gli animali. Non è che quelli erano lì, non è come oggi che l'essere umano, diciamo, ha tutte le attrezzature tecnologiche, fucili, cose che praticamente può anche, come dire, purtroppo, secondo me, uccidere un rinoceronte, un leone, eccetera. Una volta c'era la tigre dente a sciabola, con la quale combatteva, non dico ad armi a mani nude, ma con le lance, che ne so, qualche cosa che aveva. E quindi rischiava pure, no? E quindi anche nella conquista della donna rischiava, perché anche il rapporto stesso, no? Cioè cercarla, è tutto un. Quindi quello che coinvolge l'uomo a livello profondo è la sfida, è il desiderare. Desiderare tanto le cose e il desiderio deve essere maggiore del possesso. Quindi, però ovviamente possiamo desiderare soltanto qualcosa che ci interessa, qualcosa che ci piace. Non è che puoi desiderare qualcosa di cui non te ne frega niente. Quindi,
L'esca è, se vogliamo, la sessualità, la femminilità, e poi devi piacere anche la sua parte logica, quindi anche la parte logica deve trovarti una donna interessante, una donna intrigante. La parte logica è quella parte per la quale 2 più 2 fa 4, sempre 4 solo 4, e quello che gli viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo piglia e lo butta nel cestino. Quindi per la parte logica è davvero molto importante trovare un uomo di classe, un uomo di qualità, un uomo che abbia un valore intrinseco, diciamo, dentro di sé. Questo è molto importante, fondamentale. Se non c'è questo, difficilmente riuscirai a conquistare, difficilmente riuscirai a sedurre, difficilmente riuscirai a far innamorare. E per farlo, diciamo che devi portare avanti, come dire, quindi con un uomo devi portare avanti il fatto di stimolare il desiderio. Quindi stimolare il desiderio lo stimoli intanto presentandoti e essendo appetibile, sotto tutti i punti di vista, quindi quello fisico, quello emotivo, quindi fallo parlare, più lo fai parlare, più si aprirà, più si crea empatia emotiva. Più ti desidererà da un certo punto di vista, soprattutto se se metterà degli antagonisti. Anche qua, anche nel cercare le femmine, gli uomini all'epoca primitiva avevano degli antagonisti, no? C'era il maschio alfa che aveva, come dire, più facilità di avere accesso alle donne, però il maschio alfa poteva trovare sempre un altro più alfa di lui. Quindi, come dire, non è che esiste il maschio alfa assoluto, esiste il maschio alfa che però, come dire, era sempre insidiato da altri potenziali maschi alfa che potevano, come dire, detronizzarlo. E quindi la presenza di antagonisti non catramisti, ma di antagonisti importanti è sempre molto utile per far innamorare un uomo, è sempre molto utile per coinvolgere un uomo. Quindi utilizza appieno queste strategie per coinvolgere, per far innamorare. Quindi metti sempre degli antagonisti, devi sempre avere delle persone di qualità che ti cercano, che ti vogliono. Ecco, queste cose sono fondamentali per poter conquistare un uomo. Se utilizzi queste strategie, vedrai che non avrai grandi difficoltà a far innamorare, a sedurre, a conquistare gli uomini, perché li farai desiderare. Non è dandola, poi dovrai darla e una volta che l'avrai dato dovrai pure sparire dopo, perché, come dire, dovrà rigenerarsi il desiderio, non devi fargli fare mai overdose. Se gli fai fare overdose di sesso, come dire, fai fare la scorpacciata. Poi, invece, la capacità di rigenerare il desiderio è proprio fondamentale per sedurre, per conquistare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e iscriviti a tutti i miei canali.